Prego. Prego, no. Prego. Con Portella nasce la prima strage moderna, lo stragismo moderno e quindi tutta quella serie infinita di misteri mai risolti e quindi le trattative, Stato-mafia, prima un decennio, più di un decennio dopo c'è, qui ci sono i contadini, un decennio dopo nel 62 c'è, credo 62, sì, o 63, Mattei, e quindi la mafia, diciamo, alza il tiro, ma cominciano appunto quei misteri che in modo particolare ruotano attorno all'universo Sicilia. C'è anche una caduta come di un mito, c'è il bandito Giuliano, amato dalla gente dei paesi, molto amato, che invece si mette a tradire la sua gente, proprio per la politica, no? Ma gli anni 80 sono stati gli anni proprio quelli terribili. Il 1982 è quello dove ci sono stati più omicidi. Io perlomeno, noi, molto angosciati, disperati, arrabbiati, succedevano cose orribili. Quando hanno ammazzato Michele Reina, che era il segretario democristiano della DC, di cui a me della Democrazia Cristiana non me ne fregava un tubo, dico, però io dicevo, non potrà succedere niente di peggio. E invece uno dopo l'altro, il giudice Costa, il giudice Chinnici, eccetera, eccetera, dalla Chiesa. Prima c'era stato Mattarella che tu avevi. Mattarella che avevo fotografato, ma ancora che esalava l'ultimo respiro, perché passavo da lì e l'ho fotografato per caso. La percezione che ho degli anni Ottanta è quella che dice Letizia, c'era un'angoscia, un senso proprio di solitudine, cioè ci sentivamo soli, c'era un senso di solitudine, adesso è difficile restituire con le parole, però c'era questo senso di solitudine, di rassegnazione e da parte della la popolazione cominciò nell'arco di un decennio a diventare ricca, cioè tu vedevi il fruttivendolo che negli anni 70 con macchinoni eccetera, perché naturalmente era una città fondata sull'eroina, la droga aveva cominciato ad arricchire tutti, quindi c'era un senso di, era la città che aveva il maggior numero di BMW, di Mercedes, di banche, quindi tu percepivi poi queste prime sirene, questi. E la solitudine dei giudici, perché io ricordo il fastidio che la gente provava. La paura intanto di trovarsi nel ristorante con Falcone, di ritrovarsi nel condominio. Nel frattempo quello che diceva Sciascia si avverava, nel senso che l'Italia si sicilianizzava. Falcone gli volevamo bene, era difficilissimo da fotografare, non voleva mai mettersi in posa. Dice, fotografatemi quando passo, e io lo fotografai quando passò. In un momento in cui c'era un'altra grande cosa, avevano ammazzato il generale dalla Chiesa, che per me era lo sbirro che perseguiva gli studenti, i brigatisti, i compagni comunisti. Io ero contro di lui prima, però quando venne qua a morire e venne a difendere, diciamo a difendere, a lottare contro la mafia, chapeau. Tu ricordi, Letizia, che a un certo punto quello che noi abbiamo vissuto in quel 92, quello che noi abbiamo toccato con mano, e qui tu fai vedere una foto, ci sono i lenzuoli, eccetera. Allora la domanda che mi sono sempre fatto era che per la prima volta la Sicilia, Palermo, l'Italia poi, ma diciamo Palermo, ad un certo punto aveva una reazione emotiva, ebbe una reazione viscerale, che sembrava che, perché la mafia si era fatta un autogol, sostanzialmente, finché la mafia rimaneva moderata, rimaneva, diciamo, come in fondo ce la tramandavano i Damiano Damiani, le Piovre, eccetera, aveva anche un suo fascino, diciamo, a livello popolare, era un'eredità dei Beati Paoli, no? Le vecchie.
Quando succede quello che succede, naturalmente la Sicilia ha questo rivolgimento, c'è una reazione emotiva. Allora lì ti sembra veramente che ci sia il punto di svolta. Adesso, com'è possibile che 2 anni dopo trionfi dell'Utri, arrivi Berlusconi? Ecco il mistero della Sicilia, questo è il mistero. Quindi questa foto mi pare che sia la foto di un paradosso. Ma non è chiusa qui, perché la trattativa Stato-mafia, non possiamo dimenticarla, non ammazzano più nessuno da questi giorni, da dopo Falcone e Borsellino, a noi non ci hanno più ammazzato. Perché? Perché la trattativa ci fu o no, secondo te? Secondo me ci fu. E come no? Perché se no l'avrebbero già ammazzato qualcuno che diceva no alla mafia. E invece la mafia ha fatto un salto di qualità. Però ora io non credo che noi dobbiamo, no, dobbiamo proiettarci, non solo io e te. Io credo che molti siano proiettati, i ragazzi che ti stanno intorno, i ragazzi e le ragazze che stanno intorno a me, sono proiettati per una Italia diversa, perché ormai non si può più parlare solo di Sicilia.